Foro Feffo Arugurub. It's a trap, bitch. Salve a tutti, gentaglia di YouTube, bentornati a un nuovo video di Full Vision Dalton e T-Nuggets per il canale di DT Gamers. Quest'oggi inaugureremo una nuova rubrica con questa bellissima lucina da fronte. Fa che... capire la serietà. Esatto, che fa capire la serietà nostra nel fare certe cose, che è giochi a caso in momenti a caso. Ovvero, giocheremo a qualsiasi gioco... Per quello che vorremmo, cioè questo bellissimo gioco di nome Skyrim, potremmo sì tramutarlo in una serie che tanto non sarà così, potremmo andare avanti, non andare avanti, vabbè, vedrete voi. Iniziamo subito una nuova partita, dando le... ciao! Ma che bel draghetto! Che bello! Scomparso! Magashi! Aiuto! Oh, Saro! Aragorn! Aragog! No, Aragog è il ragno di Harry Potter. Ci assomiglia. Siamo legati. Ah, ecco. Ovviamente il 90% della gente che guarderà questo pezzo di video saprà cosa sta succedendo, dove andiamo, cosa facciamo. Siamo trainati da un cavallo, volete capirlo? Cioè, non so se intendo. Ciao! Cercando di attraversare il confine. Cosa dici tu? Anche noi. Vabbè. Andiamo avanti qui. Comunque abbiamo creato il nostro personaggio, che è un figlio illegittimo di Gandalf, chiamato Fofilaf, ra imperiale. E bene, ci divertiremo. Adesso vediamo, Il nostro Fofilaf, figlio di Gandalf. No, non può finire così. La vita taglierò la testa. Anche quella. Poverino, mi hanno affezionato anche a lui. Mi affezionano tutte le persone. Adesso tocca a noi. No, noi non possiamo morire. Siamo il figlio di Gandalf. Come possono anche pensare di farlo? Infatti. Cioè, non ho cosa che non concepisco. Qualcuno lo sa? Tu sai cos'è questo suono? Assolutamente no. Sì, è un albero che è caduto nel deserto e nessuno l'ha sentito, però loro sì, perché sono attenti. È il mio turno. Ho la morte vicino. Salve signore, lo so che lei ci vuole bene. In realtà lei adesso ci vuole solo tagliare un po' i capelli. La testa, mi sono tagliato i capelli. Che poi togliete la testa di lì, che schifo il sangue. Guarda. Oh, ciao, è il drago di prima. Ciao drago, porca puttina. Ma no, l'ha fatto cadere, ma scusa, poverino. Io mi ero affezionato anche 3, a lui. 3, 2, 1. È esploso tutto il mondo qua. Noi intanto siamo ancora così con la testa, sì. Giuro è giunto che adesso... il momento di fare quello che bisogna fare. Finalmente iniziamo la nostra avventura nel magico mondo di Skyrim. Cioè scappiamo? Sì. Perfetto, è quello che presumivo. Corri! Corri, scappa, c'è il Nemesis, cazzo di merda. Corri, c'è il Nemesis. In teoria c'è un drago però. Sì, c'è il drago e... No, ho sbagliato strada, porca troia. Fofilaf, corri! Io ho sbagliato strada. Ah! Siamo anche gli unici superstiti, non so se è quello lì. Tranquillo, c'è un drago che lo sta inseguendo. Ciao, qua, amici. Tutti tranquilli. Che dobbiamo fare? Su per la torre, via, andiamo su. Ma aspetta, io volevo... Seguitemi, miei prodi! Ecco, no, siamo noi capogruppo. Siamo noi i figli di Gandalf. Non provarci neanche. Cosa sta succedendo nella nostra vita? Magari bisogna salire adesso. Passiamo dalla parte infuocata. No, mi sono spaventato tantissimo. Dai, tutto finito. Ah! Oddio, sei sicuro che bisogna fare così? Sì. Ok. Scusami. Il fatto è che è un po' tutto incasinato. Salve anche a voi ragazzi, Salve. Anche voi qui per un drink. Porca tre. È arrivato anche lui il drink. Guarda il bambino, guarda che muore. No, non muore. Io non voglio che muoia il bambino. Mi affeziono anche a lui. Diciamo che ha avuto una serata bollente il drago. Esatto. Molto. Mi sa che ha bevuto un po' troppo e adesso c'ha i rigurgiti acidi di stomaco che si tramutano in fuoco talmente. Fofilaf ti può aiutare se vuoi. Fofilaf ti darà una mano. Ah, è Fofilaf. Era uguale. Fofilaf ti può aiutare. Arriviamo noi. Ah! Non ti ha preso per un pelo. Tu stai fermo però, mi raccomando, così ti fai prendere bene la prossima volta. Gesù. Ciao. Ciao.
la riprenderemo, giuro che torneremo indietro a prenderla. In nome che... dell'Oblivion! Che cavolo succede? Cercano di ammazzare un drago, guarda, guarda. Muoiono? Mi ricordavo. Guarda, Oddio! No, 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 che... perché io vado alla cieca? No! Non andare giù di qui, sono un idiota! Per gli otto cos'è? Cosa vuoi che sia? È un drago! Ma che cazzo è successo? Che cazzarola! Siamo svenuti, ci è venuto un malore improvviso. Eh sì, purtroppo anche... Ah, la caviglia! Sì! Ecco. Il mio ginocchio con lo slatter. Questo genere di cose, insomma. Esatto. Grande, ecco. Grande, cioè, ci vuole una capacità di intuizione. Un genio, anche questo domani è Oxford, perché veramente bisogna sfruttare le sue potenzialità di intuito, di occhio, perché io non me ne sarei. Io pensavo fosse un gatto. Anch'io. Un gatto volante. Grazie. Puoi anche prendere l'equipaggiamento di B. Con la B. Che tasto è B? Mai visto B comunque per aprire un inventario, però. Non fa niente. Olè. Abbiamo cagata fuori dalle chiappe. Oddio. Ma nascondiamoci cosa? Guarda che... Giuro che non ti hanno visto. Eri lì davanti prima, ma giuro che. Sì, infatti, non cioè, ti hanno visto assolutamente. Sto qui, dai. Vieni. 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 Ah, li sfidiamo proprio. Noi non siamo armati, te lo posso assicurare. Vieni. Ciao. Vieni qua. Bastardo. Ah, figa, ma se si mette in mezzo. Non metterti in mezzo. Capitano imperiale. Capitano della merda. Scusi, posso lì fermo un attimo? Che Sì, fuori. Vabbè, ma si mette in mezzo. C'è il fuoco amico. Madonna. È morto. Madonna. Più figo. La spatina è bella. Cioè, ci sta. Quanto sono figo. Guarda quanto siamo belli. Lui non ha preso niente. Lui è ancora come prima. Perché non gliene frega niente. Genio, di combattere. Non gliene frega niente. Niente. Oh, a mani nude. Non mi ricordavo più neanche il tasto per correre. LT per parare. Allora, utilissimo adesso, grazie. Potevi dircelo prima quando combattavamo, magari. Aveva fortezza di Elgin, praticamente potevo. Spada di ferro, no? Saldi, tanti saldi. I make bello. It rain. Come si suol dire. Io stavo cantando. Scusa, vai avanti. Saldi, tanti saldi, che bello. Ho finito. Andiamo, fratello. I sotterranei. Guarda lì là. Ciao, giuro. Figlio di puttana. E io che vi volevo già bene. Già. Vi volevo invitare a cena, non fa niente. Però vabbè è andata così, ragazzi. Succede a tutti di essere insieme. Da uno squalo gigante mentre cerca di rubarvi l'elicottero. Io inizierei a picchiarli. Ecco, bravo. Ma il nostro amico già. Ah no, quello è il nostro amico. Vediamo un po' cosa hanno loro. Non c'hanno niente, non c'avete figli. Figli della merda. Niente proprio. Oh, pozione magica. Una caffettiera. Mucchio di sali. Un'altra caffettiera. La caffettiera. Le caffettiere. Sono tutte caffettiere. Le caffettiere. Ah, bello. C'è il mago. Ma ecco. No, maghino, aiutaci. Oh, figli di puttana, io ti ammazzo. Ah, ma è contro di noi? Non lo so, prima. Hai ucciso un nostro amico. Oh, ma sto qua? Ma scusi, lei da dove è venuto fuori? Ah, era un assistente del torturatore. Qual era il torturatore? Ah, cazzo, dovevo. Potevo salvarlo. Torturatore. Non c'ha un culo di niente di utile. Tu c'hai qualcosa? Lascia 16. Fare. Allora, qui. Aspetta, che c'era? C'è qualcosa di utile qui, devo. Dici? Io, sì, perché mi ricordo. Ecco, infatti. Ah, eccolo lì, sì. C'è qualcosa di utile. Prendi.